Ok, abbiamo visto nelle due lezioni precedenti la genesi, l'evoluzione del concetto di relatività, fino ad arrivare alla formulazione del principio, scusate, di relatività nella teoria di Einstein, relatività speciale, poi vediamo che cos'ha di speciale. Oggi ci occupiamo della cinematica relativistica. Che significa? Beh, fatemi riassumere brevemente quanto visto la volta scorsa. Abbiamo visto che nella meccanica classica quello che conta, quello che ha significato fisico, sono i moti relativi. Cioè, non c'è modo assolutamente di mettere in evidenza il moto assoluto, ma posso misurare il moto di un sistema rispetto a un altro. Ok? Quindi le leggi della fisica sono le stesse in tutti i sistemi di riferimento inerziali, cioè quelli in cui vale il principio di inerzia, e che siano l'uno rispetto all'altro in moto rettilineo uniforme. Questo cozza contro i risultati dell'elettromagnetismo, nei quali abbiamo modo di prevedere l'esistenza di perturbazioni, di onde, che si muovono nello spazio con una determinata velocità. Se so che un oggetto si muove con una determinata velocità ed è quella, è solo quella, significa che tutti gli altri moti rispetto a questo sono rilevabili. Perché se produco onde elettromagnetiche in un altro sistema avrà una velocità diversa. Ok? Secondo la teoria di Maxwell nell'ambito classico. Abbiamo visto che questa velocità diversa non è stata rivelata, e quindi l'interpretazione più semplice di questa è quella. Quando si cercano delle soluzioni complicate, di solito non si va mai da nessuna parte. La più semplice è, beh, se non posso rilevarla, vuol dire che non si può, che non esiste modo di farlo. E questo viene assunto a principio, cioè la velocità della luce è un'invariante. Tutti i sistemi di riferimento misurano la stessa velocità. Tra l'altro, non so se ve l'ho detto o se lo sapete già, ma l'epoca attuale, quella in cui stiamo vivendo adesso, è analoga per la fisica alla fine del XIX secolo, quando c'erano questi due grossi pilastri, meccanica classica da una parte, quindi relatività di Galileo e Newton, e elettromagnetismo dall'altra, tra di loro inconciliabili. Adesso siamo nella stessa situazione. Abbiamo da un lato la teoria della relatività generale, che forse sfioreremo, e dall'altro la meccanica quantistica. I due grossi pilastri su cui è costruita tutta la nostra interpretazione del mondo fisico, che tra di loro sono inconciliabili, non vanno d'accordo. Quindi, per analogia storica, siamo alle porte di un'altra rivoluzione scientifica. Chiunque li metterà insieme, sicuramente prenderà il Nobel, questo è poco ma sicuro, ma produrrà un salto qualitativo enorme nella nostra comprensione del mondo. E come è stato per la relatività ristretta, da questo arriveranno sviluppi ed applicazioni tecnologiche inimmaginabili. Noi stiamo vivendo la stessa situazione, attenzione. Oggi esploriamo le conseguenze di questo principio di relatività. Quindi, quali sono gli effetti dell'invarianza della luce riguardo ai concetti base con cui noi interagiamo con l'universo? Quindi tempo, spazio, massa, energia. I primi due scalini in alto, sono l'argomento di oggi, la cinematica relativistica. Gli ultimi, massa e energia, sono la dinamica che faremo dopo. Cominciamo col tempo. Abbiamo visto che in ambito classico, in ambito galileiano, fatemelo chiamare così, il tempo è un invariante, cioè tutti i sistemi di riferimento misurano lo stesso scorrere del tempo. Se io leggo l'orologio qui o lo leggo su un aereo, leggo la stessa cosa. Questo è nel senso comune, va da sé. Nessuno gli verrebbe mai di pensare a qualcosa di diverso. Però abbiamo visto che
l'esperimento di Michelson-Morley e la invarianza della velocità della luce ci obbligherà a cambiare punto di vista. C'è una domanda? Alberto chiede se può presentare. L'avevo appena fatto, ma evidentemente datemi un attimo di tempo. Dovrebbe essere ok. Immaginate questo esperimento. Questi sono i, come li chiamava Einstein, i Gedankenexperiment. Significa esperimento ideale, mentale. Ok? E vediamo la cosa più semplice relativa al tempo è il concetto di simultaneità. Nella vita di tutti i giorni, quello che abbiamo a che fare, se diciamo che l'evento A è successo allo stesso tempo dell'evento B, cioè sono simultanei, nessuno direbbe che qualcuno potrebbe avere un'opinione o una misura diversa. La simultaneità è assoluta nella fisica classica. Vediamo cosa cambia il fatto che la velocità della luce è la stessa in tutti i sistemi di riferimento. Immaginate questa situazione. Abbiamo un treno, lo vedete là in alto, dove ho un vagone su cui viaggia l'osservatore A e la stazione in cui c'è la persona B che osserva il treno. Il treno sta viaggiando, qui c'è la freccina che indica la velocità, verso destra. Quando i due A e B sono l'uno davanti all'altro, proprio affacciati, in quell'istante l'osservatore B, dal suo sistema di riferimento, vede che i due estremi del vagone si accendono delle lampadine, delle luci, quello che volete voi. Ok? Per cui la luce che proviene da quelle due sorgenti arriva all'osservatore B nello stesso istante, perché lui è esattamente a metà strada del vagone, nell'istante in cui A e B si passano uno davanti all'altro. Quindi l'osservatore B dice: l'evento lampadina 1 e l'evento lampadina 2 sono simultanei, cioè gli dà la stessa etichetta temporale, cioè li cataloga, li classifica come avvenuti nello stesso istante, quindi per lui sono simultanei. Ma l'osservatore B che sta sul treno, mentre la luce si sposta dal punto 2 all'osservatore A, lui gli va incontro, per cui incontrerà prima il fronte d'onda che viene dalla lampadina 2 rispetto all'1. Per cui chi sta sul treno dice: l'evento 1 è venuto dopo l'evento 2, ha una etichetta temporale più grande, è più tardo. Cioè prima si è accesa la 2 e dopo si è accesa la 1. La simultaneità non è più assoluta. Non è più vero che i due eventi sono simultanei. Se li osservo da sistemi di riferimento diversi, posso trarre conclusioni diverse. Due eventi simultanei in un sistema di riferimento non lo saranno in generale in un altro. La simultaneità non è più assoluta. Per l'osservatore A che viaggia rispetto a B, l'evento accensione della lampadina 2 è precedente all'evento accensione della lampadina 1. Perché questo? Perché la velocità della luce è la stessa in entrambi. Quindi se A vede, gli arriva prima la luce dalla 2, non dice: ma qui mi arriva prima perché, componendo le velocità come nel sistema di Galilei, cioè in ambito classico, uno direbbe: beh, ma vedo prima la 2 perché? Perché se io vado incontro alla 2, la velocità della luce rispetto a me è più grande rispetto alla velocità della luce che mi arriva da quella che è dietro di me.
che se ragiono in termini classici, la simultaneità è un assoluto, ma in termini relativistici no, perché la velocità della luce è la stessa in entrambi. Quindi, se io vedo che si accende prima la lampadina 2, ne deduco che i due tempi di accensione sono distinti, quindi non sono più simultanei. E se vedo la cosa dall'altro sistema di riferimento, cioè se l'osservatore A guarda quello che succede nel B, dice: beh, nel tuo sistema di riferimento tu vedi i due eventi simultanei, ma perché? Perché ti sposti verso quello che avviene dopo. Perché rispetto ad A, B viaggia a sinistra con la stessa velocità. Quindi lui nel suo sistema va contro, va verso la luce che viene dalla lampadina 1, che accendendosi più tardi, e siccome lui gli va contro, l'istante in cui B interseca i due fronti d'onda è lo stesso. Però l'osservatore A dice: ma questo nel tuo sistema di riferimento, in realtà nel mio i due eventi sono separati da un intervallo temporale non nulla, cioè non sono più simultanei. Ma c'è di peggio. Qui ho fatto un breve filmato di una simulazione che dimostra questo sistema. Qui abbiamo in centro c'è una lampadina che emette la luce. Nel sistema di riferimento primo arriva nei due punti estremi, questi due quadratini, simultaneamente nello stesso istante. Ma se io lo guardo dall'altro sistema di riferimento, quello in cui questo si sposta, la luce arriva prima nel ricevitore di sinistra rispetto che a destra. Perché? Perché quello di sinistra si avvicina verso il fronte d'onda. E siccome la velocità della luce è la stessa nei due sistemi di riferimento, perché è un invariante, il sistema di riferimento, in questo caso in moto, interpreta dicendo l'evento, la luce arriva nel ricevitore di sinistra, precede quello, l'evento, la luce arriva nel ricevitore di destra, o nell'esempio di prima, la lampadina T1, 1 si accende dopo la 2. Perché? Perché non posso più applicare la legge di Galileo sulla composizione delle velocità. Se io accendo la luce e mi muovo a velocità v, la velocità della luce rispetto a terra non è più v più c, ma è sempre c, lo vedremo a breve. È la stessa. E quindi necessariamente, essendo la velocità un miscuglio di spazio e tempo devono cambiare, non sono più quelli che erano prima. Ma c'è appunto di peggio. Immaginiamo di dover misurare un intervallo di tempo, una cosa che facciamo spessissimo nella vita di tutti i giorni. Devo misurare la durata di un processo, di un fenomeno. Ok? E lo misuro, lo vedo lo stesso fenomeno in due sistemi diversi e vediamo che descrizione o che misure ottengono due misure dello stesso processo, ripeto, ma da due punti di vista diversi. Immaginiamo di osservare lo shuttle in moto nello spazio. A bordo dello shuttle c'è un astronauta che si costruisce questo orologio. Ovviamente, siccome stiamo parlando degli effetti dell'invarianza della luce, useremo fenomeni che coinvolgono la luce. Okay? Immaginiamo di costruire un orologio fatto in questo modo. Il tic-tac dell'orologio corrisponde all'intervallo di tempo tra l'emissione di un impulso luminoso da una lampadina che viene riflesso da uno specchio e poi ritorna al punto di partenza dove ho un sensore e misuro il tempo di andata e ritorno dell'impulso luminoso. Se D è la distanza tra la lampadina e lo specchio, allora il percorso di andata e ritorno sarà 2D. È il tempo che passa tra la partenza dell'impulso e il suo ritorno sarà la strada fatta 2D diviso la velocità della luce, c, nessun problema.
Questo è il mio tic-tac dell'orologio. Tra il tic e il tac passa questo tempo. Posso usarlo come orologio. Ok? È tutto chiaro? Che succede se vedo lo stesso processo non dallo shuttle, ma da Cape Canaveral, dalla base da cui lo shuttle è partito? Sempre stiamo parlando di uno shuttle che si muova di moto rettilineo uniforme. Supponiamo che lo shuttle si sposti verso destra con una certa velocità v, quella che sia poca importanza. Allora, mentre l'astronauta sullo shuttle vede la luce che percorre un segmento prima in andata e poi in ritorno, io vedo da terra una spezzata. Qui viene messo l'impulso, qui l'impulso luminoso colpisce lo specchio e qui l'impulso luminoso ritorna allo specchio. Quindi la luce non fa un segmento in verticale, prima andata e poi a ritorno, ma fa questi due lati di un triangolo isoscele che viene ricopiato qua sotto. Quanto è larga la base di questo triangolo isoscele? Beh, se immagino che delta t sia il tempo totale di andata e ritorno, allora metà della base di questo triangolo isosceles sarà lo spostamento dello shuttle in metà del tempo di volo del polso luminoso, cioè la velocità v moltiplicata per delta t mezzi. Se delta t è il tempo impiegato dalla luce nel sistema di riferimento di me che sono a terra per andare e tornare dallo specchio. Di conseguenza, la lunghezza del percorso, S ad andare ed S a tornare, sarà L al quadrato, che è la semibase del triangolo isoscele, più D al quadrato, che è la sua altezza, dove D è la distanza tra specchio e lampadina in verticale. Ok? Detto in altre parole, dal mio sistema di riferimento la luce fa una strada diversa rispetto a prima. Quanto tempo ci impiega? Beh, non faccio altro che riusare il teorema di Pitagora che abbiamo visto prima, cioè S, lato obliquo del triangolo rettangolo di prima, combinando il cateto orizzontale che vale L, V delta T mezzi, il cutello verticale che vale D, che è lo stesso del precedente, e questo mi darà il tempo di volo della mia luce, che è delta T moltiplicato C. Se considero solo quello di andata, S avrò un delta T mezzi. Delta t è in tempo di andata e anche di ritorno. Quindi per fare questo percorso il lato obliquo ci impiega delta t mezzi. Quindi al posto di S sostituisco C delta t, C è velocità della luce, delta t mezzi, al quadrato vale V delta t mezzi al quadrato più di quadro. Con un pochino di algebra prendo il fattore comune, prendo questa parte, lo porto a sinistra, raccolgo un C delta t quadro quarti. Questo 2 fuori del quadrato diventa 4, e mi viene che delta t alla seconda, cioè il tempo che io da terra misuro tra il tic e il tac, cioè tra la partenza dell'impulso luminoso e il suo ritorno al sensore, ha questa caratteristica, vale al quadrato 4 di quadro su c quadro diviso 1 meno v quadro su c quadro. Con un minimo di algebra ci si può arrivare, in due passaggi ce lo si fa. Ditemi se non vi è chiaro. Prendo la radice quadrata e mi accorgo che ottengo 2d su c diviso la radice di 1 meno v quadro su c quadro. Ma 2d su c è esattamente il tic-tac dell'orologio a bordo dello shuttle, cioè quello misurato dall'astronauta, perché è 2d, strada di andata e ritorno, diviso c, velocità della luce, che è la stessa dappertutto. Quindi il tempo che io misuro, delta t da terra, è il tempo delta t0 misurato dall'astronauta, ma diviso per questo fattore. Quindi i due tic-tac dei due orologi, quello a bordo e quello a terra, sono diversi. Il tempo non scorre dappertutto nello stesso modo. Proprio la rapidità con cui il tempo scorre non è un invariante. Lo scorrere del tempo nell'orologio
E quindi in tutti i processi, non solo nel tic-tac dell'orologio, costruito in questo modo, tutto il tempo fisico scorre in modo diverso. Non dipende da come lo misuro. Lo scorrere del tempo dipende dal sistema di riferimento, non è un'assoluta. Non solo la simultaneità non è assoluta, ma neanche il tic-tac dell'orologio è assoluto. Più veloce vado, più i tempi si allungano. Si parla di dilatazione dei tempi. Questo può, so che può farvi saltare dalla sedia. È un effetto reale o misurabile? È la domanda più naturale che chiunque si fa. È reale questo. Influente. Certo che è reale. Attenzione, sottolineo un punto cruciale. Questo risultato, questa parte qua sotto, è del 1905, un'epoca in cui non esisteva da nessuna parte sulla Terra la tecnologia per misurare questo effetto. Le prime conseguenze rilevabili sono, se non so se sono state, del 1941. Allora, esiste, c'è questo Bruno Rossi. Bruno Rossi è uno dei più grossi nomi della fisica italiana. Ha fondato un filone di ricerca che riguarda i raggi cosmici, non solo, ma aveva una cattedra all'MIT a Boston, lui è italiano, ha proprio iniziato un filone di ricerca, e questo ente, questi oggetti, sono particelle ad alta energia prodotte nel cosmo, permeano tutto l'universo, vanno dappertutto. Alcune sono prodotte nel Sole, alcune in stelle vicine, alcune in altri fenomeni relativi alla nostra galassia. E sono relativistiche, sono molto veloci. Quando impattano l'atmosfera terrestre, producono una serie di uno sciame di particelle particolari che hanno comunque vita breve. Per misurare la loro vita si usa il tempo di dimezzamento, cioè il tempo in cui metà delle particelle che avevamo in un certo istante decade in qualcos'altro. Okay? Una di queste sono i muoni, che sono particolari particelle, che hanno un tempo di dimezzamento di circa 1,5 milionesimi di secondo. Okay? Alla velocità con cui viaggiano, vedete qui in unità di C, è del 5 per mille inferiore a quella della luce. La lunghezza che percorrono a questa velocità è di circa 500 metri. Quindi in 500 metri passa un tempo di dimezzamento. Quindi se ne avevo prima 1000, dopo 500 metri ne ho 500, dopo altri 500 metri ne ho 250 e così via. Siccome si formano a una quota di circa 5 km, percorrono, cioè dalla quota in cui si formano nell'atmosfera a terra, ci sono 10 dimezzamenti. Quindi si riducono di un fattore 2 alla 10. Circa 1024. Okay? In base alle misure effettuate a quota di formazione dei muoni, a terra non dovrebbe arrivare neanche una. Perché? Perché il tempo di decadimento su 10 volte 500 metri è di 2 alla 10. Quindi si riducono di 1024 volte. A terra non ne arriva quasi neanche una. Eppure, c'è un effetto, per esempio, se uno, come abbiamo detto l'altra volta, per fare le foto in ambiente astronomico si usano i CCD, cioè i dispositivi che adesso si usano per fare le foto al cellulare e via dicendo. Se io espongo questo sensore alla luce di una stella lontana per più di mezz'ora, mi trovo l'immagine tutta rigata. Sono le tracce dei raggi cosmici. Quindi devo interrompere l'esposizione e sovrapporre diverse esposizioni perché sennò i raggi cosmici me la rovinano. Detto in altri termini, i raggi cosmici sulla Terra sono molto abbondanti. Ma come fanno ad arrivare sulla Terra se si dimezzano 10 volte?
se, cioè, se vengono attenuati di un fattore 1000, perché dalla Terra li vediamo vivere di più. Perché misurando il tempo di esistenza del muone, okay, il suo tempo di dimezzamento è 1,5 milionesimi di secondo nel suo sistema di riferimento, ma nel nostro è 10 volte più lungo. Quindi in quota e rispetto a Terra si dimezzano una volta, non 10. E quindi hanno tutto il tempo di arrivare a Terra. Senza l'effetto relativistico di dilatazione dei tempi, questo sarebbe inspiegabile. Cioè non dovremmo osservare nessun muone sulla superficie terrestre. Un modo per sintetizzare la formula vista prima è introdurre questo fattore gamma, cioè 1 fratto la radice di 1 meno v quadro su c quadro, e viene chiamato fattore gamma o fattore di Lorentz, mentre con v su c si indica il simbolo beta, cioè l'unità della velocità in unità della velocità della luce. Quindi gamma posso esprimerlo come 1 su radice di 1 meno beta quadro, e quindi delta t vale gamma volte delta t zero. Nell'esempio di prima, okay, ho un gamma di circa 10, quindi a 9,995 C, gamma è circa 10. Non so se avete mai sentito parlare del paradosso dei gemelli, un'altra conseguenza di questo principio. Immaginate a un certo istante. Cioè, applichiamo lo stesso ragionamento a due persone, nate quindi nello stesso giorno, quindi con la stessa età biologica. A un certo momento, un gemello, una gemella, qui usa, il disegno usa una ragazza, rimane sulla Terra e l'altra prende un'astronave e parte e fa un viaggio. Immaginate di riuscire a produrre, siamo molto lontani da questo, a produrre una tecnologia che ci permette di viaggiare come i muoni, a 5 millesimi sotto la velocità della luce, appunto 995 C. E abbiamo un fattore gamma di 10. Quindi se l'astronauta sul suo orologio biologico conta 2 anni e mezzo, sulla Terra sono passati 25 anni. Quindi ripeto, il viaggio dell'astronauta nel suo sistema di riferimento dura 2 anni e mezzo, sulla Terra, tra la data di partenza e la data di ritorno dell'astronave, sono passati 25 anni. Ma allora ho modo di mettere in evidenza il moto assoluto, perché se confronto i due gemelli, uno è giovane. Se sono passati 2 anni e mezzo, non si è neanche accorto. Gli altri non sono passati 25. Quando torna, confronto i due, so chi si è mosso e so chi non si è mosso. Ma questa è una violazione del principio di relatività. Non è più vero che le leggi della fisica sono le stesse in tutti i sistemi di riferimento, che non posso mettere in evidenza il moto assoluto. Qui ho un moto assoluto. Qui c'è un paradosso. Cioè, arrivo a una situazione che nega il punto di partenza. È così o no? Cioè, aver assunto come principio di relatività il fatto che non posso evidenziare in modo assoluto l'invarianza della velocità della luce porta a una contraddizione? Apparentemente sì, perché ho i due gemelli che hanno età biologiche diverse. C'è uno che ha vissuto 2 anni e mezzo, l'altro ne ha vissuti 25. E anche in questo caso l'effetto è reale o no? Beh, un po' come i raggi cosmici. Anche in quel caso è stato necessario tanto tempo prima di avere la tecnologia per poter fare la misura. E nel 72, poi gli risultati sono stati pubblicati nel 73, due ricercatori americani, Hevel e Keating, hanno detto: benissimo, facciamo l'esperimento. Hanno preso circa una decina di orologi atomici, lo vedete qua sopra, questo scatolone grande, che usano le oscillazioni del cesio, sono enormemente precise.
Un gruppo di orologi è rimasto in laboratorio, fermo a terra, un altro gruppo l'hanno messo su un aeroplano e gli hanno fatto fare il giro della Terra tante volte. Hanno viaggiato, hanno riportato gli orologi poi uno fianco all'altro, hanno confrontato i due e l'orologio che ha viaggiato segnava un tempo diverso. Ci hanno confermato macroscopicamente il paradosso dei gemelli. Ma quindi in questo modo posso distinguere i due gemelli, chi ha viaggiato da chi non ha viaggiato. È un paradosso o no? Anche in questo caso i paradossi sono apparenti. Perché cosa dice il principio di relatività? Non posso mettere in evidenza il moto assoluto. E quindi perché? Perché le leggi della fisica sono le stesse in tutti i sistemi di riferimento inerziali. Ma cosa succede ai due gemelli? Nei due gemelli, quello che rimane a terra rimane sempre nello stesso sistema di riferimento, il sistema di riferimento inerziale, quello associato alla terra. Quello che viaggia cambia di sistema di riferimento due volte. La prima quando parte, la seconda quando torna indietro. Quindi quel sistema di riferimento non è inerziale, è accelerato. E l'accelerazione sì che è assoluta. Ciò che distingue i due sistemi non è tanto il fatto che uno ha viaggiato, che uno è in movimento e l'altro no, ma il fatto che uno è accelerato e l'altro no. E quindi questo sì che è un fatto fisico che ti permette di distinguere i due sistemi senza entrare in contraddizione. Questo è un fatto cruciale. Se io mi sposto in una direzione a velocità costante, ma poi torno indietro, per tornare indietro devo subire un'accelerazione. Tra l'altro, io mi auguro di avere tempo, ma almeno di sfiorare l'argomento, ma questo è un punto nodale per lo scalino successivo. La relatività generale che ha a che fare con i sistemi non inerziali. Prossimamente su questi schermi. E noi con cosa abbiamo a che fare con tutto questo? Cioè, ha effetto sulla vita di tutti i giorni? Ma forse ce l'ha. Negli anni, cos'erano, 70, la Marina degli Stati Uniti d'America commissiona e realizza un sistema di monitoraggio della posizione di oggetti sulla superficie terrestre. La edizione originale era Navstar GPS. Noi abbreviamo in GPS, Global Positioning System. È un sistema che sfrutta circa una trentina di satelliti che girano attorno alla Terra e che consente di posizionare, di collocare un particolare oggetto con un errore di qualche metro. Quando hanno cominciato a costruire questo oggetto, hanno ovviamente coinvolto la scienza, la fisica, e infine hanno detto ai militari: guardate che se non tenete conto degli effetti relativistici, il vostro sistema non funziona. I militari non ci credevano. Hanno concordato di costruire un sistema di satelliti con due elettroniche diverse. Una che teneva conto degli effetti relativistici e una no. Quella che non teneva conto degli effetti relativistici aveva un errore di svariati chilometri. Non solo, ma l'errore si accumula nel tempo. Quindi se oggi sbaglio di un chilometro, tra 7-8 mesi sbaglio di 10 chilometri e così via. Quindi non mi serve assolutamente niente. Se tengo conto degli effetti relativistici, ho un'imprecisione di qualche metro al massimo. Per cui, quando io devo andare, che ne so, da in un ufficio, in un posto, in una località e uso Google Maps, uso il GPS, sfrutto la relatività. Senza la relatività quel sistema non potrebbe guidarmi, non funzionerebbe.
Quindi ho un breve filmato che ve lo illustra un po' meglio. Molti smartphone, come questo, incorporano un ricevitore GPS che ci dice con estrema precisione dove ci troviamo sulla superficie terrestre. Ma come funziona questo sistema? E perché deve tenere conto della teoria della relatività generale e ristretta che Albert Einstein ha formulato agli inizi del Novecento? Il sistema di posizionamento globale, o GPS, si basa su una rete di circa 30 satelliti che ruotano intorno alla Terra e segnalano costantemente ora e posizione in cui si trovano. Un qualsiasi dispositivo dotato di GPS può captare questo segnale e confrontare l'ora di invio del segnale con l'ora di ricezione sul proprio orologio. Quindi, in base alla differenza di tempo e sapendo che il segnale ha viaggiato alla velocità della luce, il ricevitore calcola la propria distanza dal satellite. Contemporaneamente, il ricevitore GPS raccoglie il segnale da altri tre satelliti e calcola anche queste distanze. Grazie a questi quattro satelliti, il ricevitore riesce a stabilire la sua posizione esatta nello spazio. Questo metodo è detto trilaterazione e si basa sull'esatta sincronizzazione fra gli orologi sui satelliti e nel ricevitore GPS. Uno sfasamento di pochi nanosecondi porterebbe a un errore di posizionamento di qualche chilometro. Per essere precisi nel calcolare la posizione, occorre considerare la teoria della relatività di Einstein. Vediamo perché. Per la relatività ristretta, gli intervalli di tempo sono relativi, perché un orologio in moto avanza più lentamente di un orologio in quiete. Poiché l'orologio atomico su un satellite GPS viaggia circa 3,88 km al secondo, rallenta ogni giorno di circa 7 microsecondi rispetto a un orologio in quiete sulla Terra. Questo rallentamento determina un errore di posizione di ben 2 km. Inoltre, per la relatività generale, gli intervalli temporali sono deformati dai campi gravitazionali. Gli orologi sui satelliti GPS, in orbita a circa 20.000 km di altezza, sentono un campo gravitazionale minore degli orologi sulla Terra, dove il campo gravitazionale è maggiore. Per questo motivo, l'orologio sul satellite accelera di circa 46 microsecondi al giorno, causando un errore di quasi 15 km. I due sfasamenti temporali spiegati dalla relatività si sommano. Per compensare l'errore totale di 39 microsecondi al giorno, gli orologi sui satelliti e quelli dei ricevitori GPS vengono regolati a velocità diverse. Se alle correzioni della relatività si aggiungono quelle dovute alla propagazione dei segnali in atmosfera e ai ritardi dei componenti elettronici, si ottiene l'esatta posizione sulla Terra. Il sistema GPS fornisce quindi un ottimo esempio di applicazione concreta della teoria di Einstein. Qui, come avevo scritto nella diapositiva, ma forse non avete notato, bisogna tenere conto di due effetti. Uno è quello cinematico, cioè la dilatazione dei tempi, ma c'è un altro effetto dovuto alla gravitazione, che è previsto non dalla teoria della relatività speciale. Speciale significa relativa ai soli sistemi inerziali, ma quella generale, quella relativa al sistema di riferimento qualsiasi, okay? Che ha un effetto più forte, tra l'altro. E vedremo se riusciamo a vederlo. Cominciamo a vedere anche questo punto. Abbiamo visto come l'invarianza della luce ha effetti sul scorrere del tempo, sulla simultaneità e sul tic-tac degli orologi. Vediamo come ha effetto sullo spazio, sulle distanze, sulle coordinate spaziali. E immaginiamo di misurare la lunghezza, per esempio, di un vagone. Ok? Le misure vengono dette proprie, come prima c'era anche il delta T0, era un tempo proprio. Parlo di tempo proprio quando misuro un intervallo temporale tra due eventi che avvengono nella stessa posizione. Questo forse è meglio specificarlo, torniamo un attimo indietro. Ecco. Nel sistema dell'astronauta
l'arrivo e la partenza del segnale luminoso segnano un intervallo di tempo proprio perché sono due eventi, parte il segnale, torna il segnale, che avvengono nella stessa posizione spaziale. Mentre nel sistema di riferimento di chi sta a terra, i due eventi, parte il segnale luminoso, torna il segnale luminoso, avvengono in posti diversi. Quindi questo delta T non è un tempo proprio. Delta T0 è un tempo proprio. Separazione temporale tra eventi che accadono nello stesso luogo. Così come si parla di tempo proprio, parlo anche di lunghezza propria. La lunghezza propria è la distanza tra due punti le cui posizioni vengono misurate nello stesso istante. O meglio ancora, è la lunghezza di un oggetto nel sistema di riferimento in cui questo è fermo, è a riposo. Ok? Quindi se sono sul vagone e voglio misurare la lunghezza del vagone, prendo semplicemente la posizione dell'estremo B, quella di A, e faccio la differenza delle loro coordinate, ma allo stesso tempo T. Questa è la lunghezza propria. Ok? Che succede invece se vedo il vagone da un altro punto di vista? Abbiamo la persona, sempre in stazione, che vede il vagone passare davanti a sé. E dice, questo qui, l'osservatore a terra, dice, beh, io posso benissimo misurare la lunghezza del vagone. Basta che misuro la differenza tra i tempi in cui mi passa davanti l'estremo destro e l'estremo sinistro. Se misuro l'intervallo di tempo tra quando il punto 2 mi passa davanti al punto B, mi passa davanti rispetto al punto A, ho misurato la lunghezza del vagone. Perché? Perché l'intervallo di tempo sarà la lunghezza del vagone diviso la velocità con cui viaggia il vagone. Però nel sistema di riferimento di chi sta in stazione, questo intervallo di tempo è un tempo proprio, perché i due fenomeni avvengono nello stesso luogo. Passa davanti a me l'estremo B, passa davanti a me l'estremo A. Davanti a me è lo stesso in entrambi i casi. Ma la lunghezza non è più propria, perché io vedo il treno in movimento nel sistema di riferimento della stazione, quindi L non è L0. Okay. Quindi dalla stazione misuro questo intervallo di tempo. Posso fare lo stesso anche dal treno. Dico, il tizio che sta sul treno dice misuro l'intervallo di tempo durante il quale vedo quello che sta in stazione che passa davanti all'estremo B del mio vagone rispetto all'estremo A. E io misuro un tempo delta T, che sarà L0 lunghezza a riposo del treno, perché questa la misuro sul sistema di riferimento nel quale il treno è fermo, ma non è più un tempo proprio, perché è un intervallo di tempo che ho fenomeni che avvengono in posizioni diverse. Questo il viaggiatore passa, cioè lo spettatore, chi saluta, chi viaggia, passa davanti all'estremo B e avviene in B, e passa davanti all'estremo A e avviene in A, nel sistema di riferimento del treno. Quindi quello non è un tempo proprio, è un delta T, un tempo dilatato, che sarà gamma volte delta T0. Se metto insieme queste due relazioni, cioè la misura fatta sul treno e la misura fatta dalla stazione, è facile verificare che la lunghezza del treno vista dalla stazione, quella in cui il treno è in moto, è più corta di un fattore 1 su gamma rispetto alla lunghezza a riposo. Quindi le lunghezze si contraggono. Se il vagone, quando è fermo, è lungo, che ne so, quanto potrebbe essere? 10 metri, 15 metri, quando viaggia potrebbe essere lungo, se viaggiasse a 0,995C come i muoni, sarebbe lungo 10 volte di meno, anziché 10 metri sarebbe lungo 1 metro. Qui abbiamo misurato la lunghezza nella direzione del moto del treno. Che succede se misuro lunghezze perpendicolarmente al moto del treno?
Beh, in quel caso la velocità non altera le lunghezze, perché immaginate di avere questi due personaggi. Uno è fermo per terra con un'asta lunga 1 metro. L'altro viaggia sul suo skateboard e passa davanti al suo amico S. Nell'estremo superiore della sua asta, che nel sistema riposo è 1 metro, c'è un pennello. Quindi, quando questo gli passa davanti, questo pennello lascia una traccia colorata. Ok? Se anche per le lunghezze perpendicolari al moto si accorciassero, dovrebbe lasciare una traccia più sotto rispetto a questo. Ok? Ma dovrebbe valere anche l'inverso, perché rispetto a S' è S che si muove nel verso opposto. Quindi, se ciò che è in moto si contrae anche perpendicolarmente, è l'asta di S che dovrebbe lasciare una traccia inferiore su quella di S'. Quindi le co due cose sono incompatibili. L'unica possibilità è che le due lunghezze siano esattamente identiche. Perché se non lo fossero, queste si rivelerebbero il moto assoluto. Quindi perpendicolarmente al moto le lunghezze rimangono invariate. Si contraggono solo quelle lungo la direzione del moto. Riassumendo, possiamo avere queste due relazioni. Lo stesso ragionamento possiamo farlo anche con il fenomeno che abbiamo visto dei raggi cosmici. Nel sistema di riferimento della Terra, vediamo il muone che arriva, cioè fa i 5 km dalla quota in cui viene creato a Terra, perché vive più a lungo. Nel sistema di riferimento della Terra, la sua vita media è allungata di un fattore 10. Ma nel sistema di riferimento del muone, dove lui decade dopo 1,5 milionesimi di secondo, quindi lui percorre 500 metri, è la Terra che si muove e gli va incontro. Nella direzione in cui la Terra si muove, tutto si contrae. Quindi la montagna non è più lunga come prima, 5 km, ma è lunga 500 metri, per cui da dove si crea riesce benissimo ad arrivare a terra. Quindi dà la stessa descrizione di quanto succede. Quindi percorre il muone meno strada, ma perché? Perché tutto ciò che lui vede è più corto, è più piccolo nella direzione in cui si sposta. Quanto tempo ci rimane, ragazzi? Che non ho guardato. Ok, per adesso ci fermiamo qua. Ci sono domande? Completeremo lunedì.